per andare in pensione, ma troppo vecchi per essere reinseriti nel mondo lavorativo. La spending review, tanto voluta dai governi non eletti da nessuno, la stanno pagando a caro prezzo i lavoratori e i cittadini di piccole realtà come quelle di Sorso. È nostro impegno cercare di sensibilizzare affinché una realtà occupazionale così importante nel territorio non muoia nell'indifferenza generale. Questo è il risultato di una politica che in periodi di vacche grasse ha scialacquato in malo modo le risorse pubbliche e ha fatto ricadere la colpa poi sui lavoratori, accusandoli di percepire stipendi a dirigenti e di non avere la professionalità adeguata. Chiediamo che il ministro Poletti intervenga quanto prima e chiediamo subito l'attuazione del reddito di cittadinanza, che risolverebbe tutte queste criticità nel territorio. Grazie. Grazie onorevole Nicole, Bianchi. È iscritta a parlare la deputata Ciprini, prego. Diversi istituti INPS, come il Comitato Provinciale Forlì Cesena, hanno approvato diversi ordini del giorno volti a dare la possibilità alle donne di andare in pensione con la cosiddetta opzione donna, che permette di andare in pensione con 57 anni, di età per le dipendenti e 58 per le autonome e 35 anni di contributi, generando così un risparmio cospicuo per le casse dello Stato. Noi ci battiamo affinché le donne penalizzate dalla Fornero abbiano il diritto di scelta. E facciamo presente di aver già depositato una proposta di legge per chiedere la proroga dell'opzione donna anche alle lavoratrici autonome e chiediamo con forza al Governo di intervenire per modificare le circolari INPS restrittive e lesive dei diritti delle donne. I soldi ci sono e invitiamo il Governo a usarli e a usarli bene per i cittadini. Grazie, onorevole Ciprini. Onorevole Sisto. Grazie Presidente. La sicurezza sul lavoro certamente non ha bisogno di lacrime del giorno dopo, diceva Rocco Palese, citando uno scritto di qualche giorno fa, che mi appartiene. Io credo che la sicurezza sul lavoro ha bisogno di provvedimenti seri che possano riguardare una parola che si chiama prevenzione. Salvare le vite umane non è certamente patrimonio di solidarietà, di partecipazione, di vicinanza. Quando si arriva dopo un infortunio del lavoro si arriva sempre, come diceva Jhering, troppo tardi. Allora, due sono le soluzioni che io mi prometto e mi riprometto di stressare, uso questo termine, nelle scelte di questo Parlamento. La prima è la totale defiscalizzazione.